la deriva totalitaria della democrazia italiana. Vediamo cosa hanno detto Massimo Cacciari e Paolo Mieli alla puntata del 14 luglio 2020 di Carta Bianca, ospiti di Bianca Berlinguer. Questi sono i due ospiti, Cacciari e Mieli, e Cacciari in particolare giustifica il ricorso a una dittatura democratica, così lui la definisce. In autunno le condizioni sociali ed economiche saranno così drammatiche che le tensioni minacceranno l'ordine pubblico e il governo dovrà controllare la situazione. Sarà inevitabile una dittatura democratica, che ci piaccia o no. Paolo Mieli è d'accordo e rincara: il governo deve prolungare lo stato di emergenza, ci vuole una unità di comando. Questo è lo spirito democratico di due tra i più influenti intellettuali e opinion makers. Dicono di difendere i principi costituzionali, ma giustificano la riduzione delle libertà e invocano la dittatura. Per fortuna, nella stessa puntata, Gianrico Carofiglio, che qui vediamo ospite nella stessa trasmissione con la Berlinguer, avverte del pericolo di consegnare pieni poteri all'esecutivo. Lo stato di emergenza non ha nulla a che vedere con il rischio di disordini sociali che potrebbero esserci in autunno. Per l'eventuale repressione di fenomeni di illegalità vanno applicate le regole di legge che già ci sono. Lo stato di emergenza può essere disposto solo per motivi di salute e se l'epidemia riesploderà in forma grave si potrà decretarlo in un attimo. Se ci abituiamo all'idea che sia giusto governare con poteri speciali, anche senza una contingente reale situazione di emergenza, allora indeboliamo gli anticorpi democratici già fragili del nostro sistema. Le regole che disciplinano il corretto funzionamento delle istituzioni democratiche non sono state fatte pensando a quando governano quelli che ci piacciono, perché evidentemente a Cacciari e a Mieli piace il governo attuale e quindi non vedono così negativamente attribuire a questo governo i poteri speciali. Ma invece, dice Carofiglio, le regole che disciplinano il corretto funzionamento delle istituzioni democratiche sono state fatte pensando al caso in cui dovessero arrivare al potere quelli che non ci piacciono e che potrebbero essere pericolosi. Decretare lo stato di emergenza in modo preventivo, introdurre norme eccezionali con la possibilità di comprimere in maniera eccezionale i diritti costituzionali fondamentali delle persone, senza che vi siano le condizioni di necessità e di emergenza, è pericoloso per la qualità della vita democratica. Giustamente Carofiglio mette in guardia dai rischi di una deriva totalitaria della democrazia italiana. Oggi i partiti politici sono tutti statalisti, i politici vogliono poteri speciali per risolvere le crisi. Salvini l'aveva chiesto l'anno scorso, Conte la settimana scorsa. Intellettuali importanti come Cacciari e Mieli, abbiamo appena visto, legittimano la riduzione delle libertà costituzionali agli occhi dell'opinione pubblica. La popolazione, anche indotta appunto da questi intellettuali, chiede ancora più Stato, più leggi, più regolamentazioni, più repressione del dissenso, più accentramento del potere. Sempre più gente pensa sia giusto dare poteri speciali al governo e disposta ad accettare la sospensione delle libertà costituzionali per uscire dalle crisi. La dittatura democratica invocata da Cacciari è esattamente quella che il libertario Birindelli definisce democrazia totalitaria e dedica al suo studio approfondito saggi e articoli bellissimi e due libri meravigliosi. E in particolare questi due libri veramente straordinari, meravigliosi, sono La sovranità della legge e Legge e mercato. Qual è quindi la soluzione? Ci vuole più Stato? No, ci vogliono le riforme liberali. Le crisi non si risolvono con il rafforzamento dello Stato centrale e i poteri speciali al governo, anzi, così si aggravano i problemi. E procediamo verso un sistema autoritario che ci toglie sempre più libertà. Le crisi si risolvono nel modo opposto, con le riforme liberali, quelle spiegate dalla Thatcher: uno Stato con poteri limitati, tasse basse, lotta all'inflazione, proprietà privata, impresa. Qui vediamo infatti Margaret Thatcher insieme a Ronald Reagan e disse la Thatcher: io e Reagan sapevamo cosa funzionava, uno Stato con poteri limitati, tasse basse, lotta all'inflazione, proprietà privata, impresa. Queste sono le cose che hanno sempre funzionato e funzioneranno sempre. Queste riforme liberali sono spiegate così bene anche da Zitelman, Rainer Zitelman, nel suo libro bellissimo La forza del capitalismo, un libro che apre veramente gli occhi. Questa è la copertina del libro di Rainer Zitelman, La forza del capitalismo, che si può acquistare per esempio presso la libreria del Ponte di Guglielmo Piombini a Bologna. Qua c'è la descrizione del libro e l'indice dei vari capitoli. Zitelman scrive questo libro perché vede che il capitalismo è sotto attacco. Un po' dappertutto nel mondo si chiede più Stato, più regolamenti, meno libero mercato. Perciò Zitelman, che è anche uno storico, ripercorre la storia di diversi paesi e diverse popolazioni facendo vedere come il capitalismo, l'adozione di misure liberali, abbia ovunque portato progresso e benessere. Viceversa, laddove è stato adottato il comunismo, si sono inevitabilmente e immancabilmente generate crisi economiche e miseria. Zitelman infatti analizza la situazione cinese in passato e come oggi l'Africa,
il fallimento degli aiuti allo sviluppo e invece il successo del capitalismo, la Germania prima e dopo la riunificazione, la Corea del Nord e del Sud, un confronto fra queste due popolazioni con due sistemi di governo opposti, e poi analizza la Thatcher e Reagan negli anni 80, il Sud America, i cileni, il Venezuela, oggi in gravissima crisi, la Svezia, l'importanza della libertà economica per il benessere umano, la crisi finanziaria del 2008, che fa vedere Zitelman non è una crisi del capitalismo, ma è una crisi dovuta all'interventismo degli stati e delle autorità monetarie e delle banche centrali nell'economia a distorcere il libero mercato. Poi spiega perché agli intellettuali non piace il capitalismo e fa un appello urgente per fare riforme capitaliste, perché proprio ha notato che il mondo un po' dappertutto sta andando sempre verso più socialismo, verso più statalismo, con grande preoccupazione.